buongiorno a tutti quanti, innanzitutto ringrazio questi, tutti i numerosi ragazzi che sono qui in una mattinata un po' particolare, che non è la classica cerimonia di consegna di qualche cosa fatta dai Lions a qualcuno, ma effettivamente qualcosa di importante che noi riteniamo sia valida e che possa essere veramente di supporto a quelle che sono le vostre attività quotidiane. In pratica il Lions Club di Reggio Calabria Magna Grecia consegna all'oratorio salesiano di Bova Marina un defibrillatore. Non sto qui a spiegarvi che cos'è, poi ci saranno gli altri interlocutori molto più preparati di me per dare le spiegazioni. Adesso vi invito ad ascoltare in piedi gli inni statunitensi in onore del presidente internazionale dei Lions, Mr. Madden, l'inno europeo e l'inno italiano. Con i vincoli dell'amicizia, del cameratismo e della reciproca comprensione, stabilire una sede per un'aperta discussione su tutti gli argomenti di interesse pubblico con l'esclusione di quelli riguardanti la politica di parte e il settarismo confessionale, incoraggiare le persone che ne hanno la vocazione nel commercio, nell'industria, nelle professioni, negli incarichi pubblici e nel comportamento in privato, dare i migliori e per poter servire meglio i nostri figli, darci, Signore, l'umiltà, la conoscenza e la forza necessaria per compiere insieme i nostri doveri con entusiasmo e tenacia. Darci la bontà e la tolleranza per rispettare le opinioni degli altri e alimentare in tutti l'aspirazione a servire l'umanità che soffre. Proteggi la nostra grande famiglia agonistica che lavora oggi, come sempre, per il culto dell'amicizia, dell'amore per il prossimo e del servizio disinteressato. Benedici, Signore, il nostro lavoro.
appartengono a questa manifestazione le seguenti personalità che prego di accumulare un unico applauso alla fine della mia lettura, scusandomi anticipatamente per eventuali involontari errori o omissioni. Dottor Domenico Maruffa, Patto Governatore. Dottor Giuseppe Antellini, Delegato di Roma. Autorità civile militare, onorevole Giuseppe Scopellini, Presidente della Regione Calabria. Onorevole Candeloro Imbalsamo, consigliere regionale. Professor Pietro Natori, dirigente scolastico, Istituto Comprensivo di Bova Marina. Dottor Gianfranco Marino, vice sindaco di Bova. Don Natalino Carimente, direttore oratorio salesiano. La parola adesso al presidente del Lions Club Magna Grecia, dottoressa Anna Rosario. Questo defibrillatore, perché avremmo potuto semplicemente mandarlo con la gente, consegnarlo direttamente al don Natalino Carandente, che ringraziamo per aver organizzato tutto questo. Ma che perché vi vogliamo bene? Perché volevamo conoscervi? Siamo venuti qua per conoscervi. Quando Mimmo Pangallo, l'avvocato che voi conoscete, ci ha proposto di regalarvi un defibrillatore, tutti i dirigenti dei Lions che non sto qui a nominare, siamo stati tutti quanti d'accordo. E quindi praticamente abbiamo detto, ma non basta regalare questo, noi dobbiamo andare in mezzo ai giovani. E siccome i giovani non vengono nei club degli adulti, siamo venuti noi a conoscervi, ma anche a presentarci chi sono i Lions. Ecco, per i Lions c'è gente di tutti i generi, ci sono artisti, ci sono avvocati, ci sono economisti, ci sono agenti, ci sono medici, editori, tutte persone rispettate non per il loro titolo di studio, ma perché si sono fatti apprezzare nel loro lavoro e nella vita sociale. Parole, persone che oggi potremmo definire con un termine etimologico senatori. Vi ricordate gli antichi romani? Gli antichi romani rispettavano gli anziani e li chiamavano senatori, e oggi la nostra società dovrebbe un pochino più avvicinarsi agli anziani, perché gli anziani sono i depositari del sapere. Oggi infatti che viviamo un contesto sociale fortemente regredito, non solo a livello economico, un contesto in crisi, anche la Chiesa è in crisi, lo dicono tutti. Noi non dobbiamo nasconderci, noi dobbiamo, che siamo più anziani, venire tra la gente, venire tra di voi. Ed anche se molti ci vogliono rottamati, noi non vogliamo essere rottamati, perché sappiamo che possiamo essere di aiuto a ricostruire la nostra società, a dare una mano alla Chiesa, alle associazioni di volontariato laiche, in maniera da diffondere quei gettoni principi della legalità, della trasparenza e del merito. Noi, come senior, abbiamo il dovere di intervenire a soccorrere le nuove generazioni, a venire alla speranza del cambiamento e della crescita. E quindi, oltre che dare un buon esempio, è prioritario l'impegno educativo. Sapete bene quanto lo sport tempri i vostri corpi e quanto tempri la nostra mente. Il governatore della Calabria, che ho qui accanto, è uno sportivo, e quindi noi dobbiamo continuare a credere in lui, a credere che farà il cambiamento di questa nostra Calabria, che chiuderà al uscire fuori dalla crisi che stiamo vivendo. Il service che abbiamo fatto oggi, il service, intendiamo dire un incontro, un convegno, un dibattito, l'abbiamo intitolato Salva Vita, due parole che si possono adattare a tante cose, salvare la vita in senso fisico, ma salvare anche la vita in senso morale.
Allora, si chiama BLSD. Che cosa vuol dire questa sigla? Questa sigla, in parole inglese, che io non ho studiato tra l'altro, significa Battery Life Support Defibrillation, cioè significa che nei campi sportivi, nelle palestre dove c'è aggregazione, ci devono essere degli operatori che sono stati formati a poter portare il primo soccorso che può essere il massaggio cardiaco, la respirazione artificiale, e saper usare un defibrillatore, che è uno strumento importantissimo quando c'è un arresto cardiaco, a diciamo, compensare la ritmia del cuore. Oggi speravamo di far vedere un bellissimo filmato, ma questo non è stato possibile. Però io vorrei sottolineare solo questo, che gli operatori non si possono sostituire ai medici del 118, cioè loro hanno il compito di fare un soccorso di urgenza, perché è risaputo che quando il cuore comincia a fermarsi passano pochi minuti per salvare la vita. Però è importante che si chiami subito il 118. Avrei voluto oggi qua anche i miei colleghi dell'azienda sanitaria, ma giustamente la giornata festiva non ha permesso che questo potesse esserci. E allora vi porto i saluti della dottoressa Susa Giochi, che ho sentito al telefono, che vi saluta tanto e che è stata molto contenta di me di questa iniziativa. Allora, l'importante la rete educativa dello sport e della crescita integrale alla persona vi parlerà sicuramente con Natalino, mentre dell'importanza di alcun potenziale a disposizioni legislative di fondo il principio della legalità vi parlerà l'avvocato Van Gallo, in quanto non solo l'Italia si è organizzata con leggi speciali, ma anche la regione Calabria l'ha fatto. Vado l'applauso perché non siamo in giro. La necessità di adottare le misure di sicurezza che possono tutelare la salute degli sportivi cercando di prevenire le situazioni a rischio e attrezzando gli impianti di adeguati strumenti di pronto soccorso come i defibrillatori permettono appunto, come abbiamo già detto, di salvare una vita e di evitare la morte. E allora, salto tutto quanto il resto e voglio andare un pochino alle conclusioni. Nell'iniziativa di oggi si appare di un protocollo d'intesa con l'oratorio dei salesiani che vogliono assicurarsi del buon uso di questo strumento mediante personale con esperienza certificata, e so che tra di voi, sia tra le persone che collaborano con questo oratorio, ci sono dei medici, dei professionisti benissimi. La presenza del sindaco e del governatore è importante perché i giovani devono riguadagnare fiducia nelle istituzioni, bisogna riproporre il valore della realtà e del rispetto delle regole dello sport, premessa fondamentale per realizzare gli stessi principi anche nella vita sociale. Tutti i presenti numerosi sono quelli che hanno trascorso la gioventù appunto praticando sport. Dunque, volevo ricordare ai giovani la frase di Papa Wojtyła, che diceva: bisogna stare tra i giovani per essere giovani nello spirito e per riacquistare la forza di continuare la battaglia della vita e aprirsi con fiducia al futuro. Questa quindi, la presenza di tanti politici oggi qua, indica del governatore, indica che c'è una grande sensibilità verso di voi, verso il mondo dello sport e verso tutte queste tematiche. E quindi la possibilità di continuare a credere nelle nostre istituzioni, a credere nel club, a credere negli anziani, ma soprattutto a credere nei giovani che rappresentano il nostro futuro. Grazie. Adesso due parole da parte dell'avvocato Pangano. Buongiorno. Innanzitutto voglio ringraziare la Presidente dell'Aion, tutto il direttivo e tutti i soci che hanno accettato la proposta di donare questo defibrillatore per l'oratorio salesiano.
Ma perché l'oratorio salesiano? Non soltanto perché io sono di tua Marina, ho frequentato l'oratorio salesiano, sono cresciuto nell'oratorio salesiano, ma anche perché l'oratorio è un ambiente sano, frequentato da più di 100 giovani che partecipano a campionati dilettantistici, eccetera, di categoria. E con il nuovo decreto del ministro Balduzzi, che poi è stato convertito in legge, che obbliga le società dilettantistiche professionistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici, era necessario per poter continuare nell'attività dell'oratorio che anche l'oratorio si dotasse di questo dispositivo. Noi abbiamo cercato di ovviare o comunque di superare un nervo scoperto del decreto, perché dopo non soltanto obbliga le società a dotarsi di quel dispositivo elettromedicale, ma l'onere rimane alle società, cioè le società devono acquistare questa apparecchiatura. E quindi noi nell'ambito delle attività dell'AIOS abbiamo deciso proprio di fare questa donazione e permettere quindi all'oratorio di poter continuare a partecipare ai vari campionati con i ragazzi. Ma non soltanto il decreto obbliga a dotarsi di un defibrillatore, ma il defibrillatore deve essere sempre ben visibile, adeguatamente segnalato e perfettamente funzionante, e deve essere utilizzato soltanto da personale da personale adeguatamente formato. E infatti noi andremo a sottoscrivere con il direttore dell'oratorio un protocollo d'intesa in cui il direttore dell'oratorio si impegna a indicare i nominativi dei soggetti che dovranno proprio effettuare questi corsi di formazione per poter utilizzare il defibrillatore. E quindi è soltanto questo il motivo principale per cui abbiamo deciso di donare all'oratorio, anche perché l'oratorio è un ambiente sano, è un ambiente dove sono passati tutti i giovani di Tua Marina, le generazioni che mi hanno preceduto, la mia generazione, le generazioni che mi hanno che seguono. E quindi abbiamo pensato che era una cosa giusta poter dotare all'oratorio salesiano di questa apparecchiatura per poter continuare nell'attività agonistica che svolge regolarmente. Grazie. Un saluto da parte del nostro delegato di zona, dottor Giuseppe Ancellini. Buongiorno a tutti, cari colleghi e amiche, autorità presenti, presidente, e governatore, sono Marino. Bene, dopo la relazione della dottoressa Rosato e dell'avvocato Pagano, penso che abbia poco da aggiungere. Vorrei ringraziare comunque personalmente e a nome del nostro rispetto, il 108 personale, davanti al nostro governatore, il dottor Gianfranco Sava, presidente e tutto lo staff, per questa bellissima manifestazione e per la donazione di questo strumento estremamente importante. La nostra è una grande associazione, sempre più vicina alle esigenze delle realtà mondiali, nazionali e anche quelle nostre regionali. Noi non vogliamo sostituirci alle istituzioni, ma essere sempre vicini alle stesse, percorrendo quella solidarietà orizzontale e verticale, e orizzontale scusi, non verticale, orizzontale e solidale. E quindi abbiamo veramente la presenza delle novità e la presenza di un nostro governatore, il dottor Sorrentini, che è sempre vicino e che comunque sta lavorando e sta svolgendo nell'interesse della nostra regione tutto quanto è possibile anche per la nostra sanità. Per cui ringrazio ancora a tutti voi, ringrazio la Insomania Grecia e ringrazio l'onorevole Sorrentini per la sua presenza. La parola adesso al direttore dell'oratorio salesiano, don Natalino Carante. Grazie, buongiorno a tutti. Ecco, io voglio ringraziare tutti i dirigenti dei Lions Club per questo dono. Un grazie davvero di cuore a nome di tutto l'oratorio salesiano, dei ragazzi, dei dirigenti della nostra associazione sportiva, Oratorio Salesiano. Un grazie soprattutto perché questo dono è stato fatto a una piccola realtà come la nostra. Avreste potuto pensare a una grande società, in un grande centro, a Reggio Calabria, invece avete voluto
prestare la vostra attenzione e fare questo gesto bello di solidarietà alla nostra piccola realtà dell'oratorio salesiano di Bova Marina. Dico una piccola realtà perché è un piccolo territorio con tanti problemi, però una realtà molto importante per questo territorio. Io lo definisco come un po' il polmone del territorio, dove i ragazzi, i giovani possono fare esperienze, incontrarsi, crescere. L'oratorio salesiano è presente, i salesiani sono presenti a Bova Marina da 115 anni. Come diceva Mimmo prima, sono passate generazioni di giovani, di persone, di ragazzi dall'oratorio. Cosa facciamo all'oratorio? All'oratorio, attraverso l'associazionismo, attraverso lo sport, attraverso una serie di attività artistiche, musicali, espressive, eccetera, cerchiamo di aiutare tutti i ragazzi e i giovani che passano dal nostro centro per diventare, come voleva Don Bosco, come diceva Don Bosco, buoni cittadini e onesti cristiani. Ecco, quindi è molto importante che l'associazione dei Lions Club ha voluto prestare questa attenzione alla nostra realtà, all'oratorio salesiano di Bova Marina che vive in questo territorio. Ma io non sarò lungo, voglio approfittare della presenza del Presidente della Regione Calabria per dire che è importante la presenza dei salesiani qui a Bova Marina, ma questo è un territorio che ha bisogno di una grande attenzione, di un grande cuore che già la Regione Calabria ha, ma un territorio davvero bisognoso di attenzione e di cure. Quindi è bello, non voglio sminuire la bellezza di questo dono, di questa attenzione, però voglio dire, forse non basterà un defibrillatore, ma ci sarà bisogno di un presidio ospedaliero, dell'ospedale di Mento, dove poter portare i nostri malati, i bambini, e che esista la chiusura. Io credo che sia nel cuore del governatore anche questa situazione. Ma un problema ancora più piccolo, ma forse anche importante, è l'attività culturale che noi facciamo con questo teatro, il Cine Teatro Don Bosco. Anch'esso rischia di chiudere tra pochi mesi perché il passaggio al digitale ci porta un po' fuori dalla strada dell'industria cinematografica, no? E anche questo è un grosso problema per questo territorio, perché l'associazione culturale Elpida faceva un servizio molto importante attraverso il cinema e la cultura per questo territorio. Ecco, io spero che questa mia riflessione, che era doverosa anche come parroco, come sacerdote, per i bisogni di questo territorio, sia accolta con tutto il cuore dal Presidente, dalla Regione e da tutti quanti noi. Grazie ancora a voi e a tutti. Una rivista l'ho detto che sicuramente avrei saltato, mi sarebbe sfuggito se mi arrivo di qualcuno. Adesso vi segnalo la presenza del dottor Bertinato Urbis, consigliere comunale di Salerno. La parola adesso al nostro presidente, onorevole Comerci. Ma io partecipo con grandissimo piacere a questa iniziativa perché apprezzo molto il lavoro che il Lions porta avanti e ovviamente la capacità di intervenire sul territorio anche per supplire a volte alle carenze magari delle istituzioni, dando e donando, diciamo così, un legislatore che ovviamente consente in un presidio come questo di dare una certezza e quindi di andare incontro a quelli che sono i nuovi regolamenti, quelli che sono gli indirizzi che arrivano anche, diciamo così, dal mondo dello sport, anche per, soprattutto per garantire in caso di estrema urgenza, diciamo così, la vita a qualche magari atleta. Quindi il merito ancora una volta a un club che concretamente dimostra la propria attenzione verso il territorio. Quindi ringraziamento a Anna Maria Tosato, al Presidente della Ruffa che conosco da tantissimi anni, che vedo sempre impegnato in prima persona in queste iniziative,
E quindi vi ringrazio anche per aver magari posticipato questa iniziativa, proprio in modo da garantirmi anche la possibilità di presenziare a questa giornata. Io conosco questa struttura perché forse quando avevo 14 anni, 15 anni, quando giocavamo a basket contro il Boa, comunque contro la squadra di questa parte del territorio, giocavamo qui, nel Salesiano, quindi dalla parte diciamo che sta verso la strada. E ricordo insomma che in tante circostanze questo già allora era un presidio che garantiva un momento di aggregazione. E tutto questo ovviamente è in piena sintonia con quella che è la mia filosofia, diciamo, di uomo delle istituzioni. Ricordo che quando diventai sindaco della città di Reggio Calabria, nella mia campagna elettorale nel 2002, parlavo di un progetto, che era anche un progetto scritto, che era il progetto Vinidoratore, cioè la possibilità di sostenere sul territorio della mia città tutte quelle parrocchie che erano in grado di realizzare interventi tesi ovviamente a dare risposta al mondo giovanile e quindi a rafforzare il concetto di aggregazione sul territorio. E ricordo che su questo versante effettivamente abbiamo investito ingentissime risorse. Oggi Anna Maria, forse la metà delle parrocchie reggine sono ristrutturate, ma non soltanto nelle facciate, che quello era l'aspetto diciamo ultimo del nostro impegno, perché il nostro impegno era quello di ristrutturare i teatri, gli spazi a verde, i luoghi quindi di aggregazione come gli impianti sportivi o la realizzazione di impiantistica, perché la Chiesa svolge un ruolo straordinario ed è, a mio giudizio, diciamo così, le istituzioni non possono non essere alleate della Chiesa e delle parrocchie sul territorio, perché questo straordinario ruolo che si svolge attraverso la fede, ovviamente attraverso la capacità di mettere insieme tanti bambini, tanti uomini e tante donne, è un motivo, un momento estremamente positivo di un percorso che non sempre nei nostri territori è un percorso positivo. E questo di Boa lo è ancora di più di una città, perché una città può avere tanti altri luoghi di aggregazione, un piccolo centro probabilmente ha grandi carenze e gli spazi dove bisogna sono solo di ritrovarsi sono le piazze. E le piazze svolgono spesso le devianze, gli angoli delle strade, e non sono certamente sempre in questi luoghi, in queste nostre comunità, luoghi sani e in grado di offrire un contributo oltre la scuola alla crescita dei nostri ragazzi. E quindi sicuramente andando anche incontro alla richiesta fatta dal parroco, mi sento di dire che se mi formalizzerà nei prossimi giorni la richiesta rispetto al tema proprio di questo salone, insomma di questo cineforum, di questa realtà, saremo in grado di attenzionare e di magari, perché no, assumere l'impegno di finanziare questa nuova iniziativa per garantire la possibilità ai ragazzi, non solo ovviamente di poter sfruttare questo spazio. Dopodiché lei purtroppo ha detto una cosa nel suo ragionamento, mi consente di dire, sbagliata, perché è frutto della malinformazione o della informazione deviata che qualcuno vuole chiudere l'ospedale di merito. Io dico, ma perché è mai stato aperto l'ospedale di merito negli ultimi 30 anni? Perché forse per qualcuno certo, perché effettivamente qualcuno, pochi, in questa parte del territorio sanno che l'ospedale è stato aperto. Perché non era un ospedale, un presidio aperto al cittadino, è un ospedale che divagliava sulla scorta delle promesse della politica e che non riusciva a garantire un servizio così come questa parte del territorio è giusto che abbia. La differenza sta proprio qui, nella visione di chi lo vuole così, perché comunque continua a fare i propri affari, i propri interessi e a coltivare le proprie aspirazioni, e rispetto a un ospedale che può diventare un qualcosa che comunque si apre al territorio e diventa una garanzia. Un ospedale che è sulla statale 106, un ospedale dove arrivano sempre traumatizzati, ma poi da qui vengono riportati magari altrove, perché non ci sono le risposte. Allora, al di là della cattiva informazione che purtroppo passa, io leggo i giornali, leggo anche a volte le manifestazioni che vengono fatte e tutto il resto,
Io dico che nelle prossime settimane troverete la risposta nel nuovo programma operativo della regione che il sottoscritto sta predisponendo sul piano della sanità. Così metteremo fine anche a perché. Vedete, il concetto di fondo, in effetti, come uno non può prendersela col cittadino, no? Perché il cittadino per 30 anni a mezzo ha sempre avuto sindaci, amministratori, consiglieri, assessori, che hanno sempre detto, ma l'ospedale è più bello del mondo. E poi tutti questi tromboni che hanno parlato non hanno mai fatto nulla, hanno sempre mortificato le strutture ospedaliere al punto che oggi noi, merito era una struttura che andava chiusa, come ho detto e ribadisco ancora oggi, dal piano di Agena, dalla giunta precedente, mi hanno consegnato un piano in cui merito andava chiusa. L'ospedale in mezzo doveva essere chiuso e riconvertito. E io dissi, siccome conosco quella parte del territorio, mi permetto di dirvi che in mezzo non sarà chiusa. E vinsi quella prima battaglia specificando che in questa parte del territorio spesso ci sono stati incidenti, che sono stati incidenti mortali o comunque incidenti gravissimi, e che non si può tra l'altro e il sovranazionale non avere un centro che garantisca un primo punto di intervento in grado di mettere nelle condizioni un soggetto, un malato, un traumatizzato in grado di potersi riprendere. Allora, rispetto a questo poi c'è quello che andremo a discutere, non so se lei fa parte della delegazione dei parroci che mi ha scritto, no? Però quando verrete a Calanzaro la prossima settimana, qui a brevissimo, così come i sindaci, così come i cittadini, con i dati, insomma, tutti coloro che a vario titolo e in varia forma su questo si sono cimentati, spiegheremo quali sono le iniziative che noi stiamo intraprendendo proprio per salvaguardare e tutelare l'ospedale. Perché vede, oggi l'ospedale di Mezzo si è salvato perché c'era un presidente di Reggio Calabria. Se fosse stato un altro presidente di Catanzaro, di potesse l'ospedale oggi sarebbe stato chiuso. E quindi il problema delle polemiche era un problema che risaliva magari a 3 anni fa perché qualcuno arrivava e diceva qui si chiude. Qui invece oggi si sta salvaguardando un ospedale, cercando di recuperare una funzione vera questo ospedale, perché noi questo dobbiamo fare. Noi dobbiamo dare la possibilità ai tanti medici che ci sono in questa parte di territorio, in questo ospedale, di poter esercitare il ruolo di medico, di fare il loro mestiere e quindi di poterlo fare bene. E per fare questo bisogna rimettere in moto una macchina. Io cito alcuni dati che adesso non sono puntuali, magari non sono neanche precisi, però ad esempio il professore Costarella che viene ad operare qui al medico, almeno una volta a settimana mi dice lui, ha fatto ultimamente interventi di tumore, in un giorno ne ha fatto addirittura 5. Qualcuno mi dice che interventi di tumore, come quelli che fa il professore Costarella, non si vedono forse da 9-10 anni a mezzo, poi non so se è vero, se poi può essere da qualche primario, qualche medico professionista, insomma, che sta più di me. Stiamo mettendo col professore Topi in campo, non so se è specializzato o meno, l'idea di fare interventi legati all'artroscopia al ginocchio, quindi si parla di ginocchio. Io penso che in artroscopia a mezzo non abbia mai operato nessuno. Quindi, come vede, rispetto proprio all'indirizzo e allo scenario che qualcuno paventa, qui si stanno innescando meccanismi che consentono di dare una risposta rispetto ai temi della salute del cittadino. Certo, dobbiamo approfondirli e dobbiamo potenziarli. È la strategia che noi stiamo mettendo in campo, la visione che noi abbiamo rispetto al tema proprio dell'ospedale in merito, è una strategia che andremo a approfondire le prossime settimane in modo da dare ancora una volta in maniera molto lineare un segnale di quella che è la coerenza, perché io poi leggo tante volte sono state tradizioni, cose. Quando si parla di pediatria ad esempio, no? Chi conosce bene sa che dall'inizio su pediatria c'erano dei problemi, perché pediatria non rientrava nell'ospedale generale, quindi nessuno ha mai detto che la pediatria non sarà chiusa, abbiamo sempre detto aspettiamo un attimo perché sull'ospedale generale non rientra pediatria. Poi c'erano le mamme che sostenevano, noi abbiamo bisogno per i nostri bambini una serie di cose, e io ho detto guardate fateci lavorare. Sull'ospedale generale pediatria non esiste in quella catalogo, in quel ruolo che può avere un ospedale generale, purtroppo non è catalogato all'interno di quelle funzioni. Quello che stiamo cercando di fare, che spero ormai anche nel confronto, anche nel confronto che ho avuto la settimana scorsa con Agena a Roma, ho imposto, tra virgolette, nel senso condividendolo con loro, la scelta che sarà fatta di mezzo. Quindi quando utilizzeremo quella che sarà la scelta di mezzo, molti comprenderanno che rispetto alle parole c'è molto di più, c'è la concretezza delle azioni di questi uomini che governano. Poi è vero, c'è il problema che non tutto potremo mettere dentro un mezzo, però quello che metteremo all'interno di questa struttura sicuramente sarà
a mio giudizio sufficiente per recuperare un'azione dinamica e un'azione positiva di questa struttura, perché francamente poi ho concluso questa vicenda dell'ospedale, ma mi è servita anche per fare un'illustrazione, insomma molto veloce, di quello del nostro intervento, a far capire qual è la nostra idea di questo ospedale. Io dubito che questo sia stato un ospedale per tanti anni. Questo è un ospedale che forse 15 anni fa, 20 anni fa, aveva la sua funzione, anzi forse 15 anni fa neanche, se mi è consentito, perché facevo il consigliere regionale, quindi forse 30 anni fa, 20 anni fa. Ecco, noi dobbiamo recuperare queste strutture e metterle in piedi e fare un qualcosa che sia di funzionale e di utile al territorio. Quindi giusto, io ho grandissimo rispetto, l'ho detto, l'ho ribadito, e delle mamme che hanno fatto le associazioni, tutto il resto, sì, poi attenzione però a raccontare cose sbagliate, perché il problema poi della disinformazione diventa un fatto molto grave. Infatti avevo fatto una lettera pochi giorni fa proprio per spiegare una serie di cose e per dire ci vedremo prossimamente, perché così avremo la possibilità di chiarire un po' le procedure che noi stiamo mettendo in campo. Io sono fiducioso che questa struttura possa finalmente comunque servire al territorio. Certo, se qualcuno mi dice farai un ospedale Spock, cioè che ha 30 discipline, ti dico non lo farò mai. Ma se uno mi dice farai un ospedale alto che ne ha 70, ti dico non lo faremo mai. Ma se uno ti dice o mi chiede farai un ospedale che è in grado a dare risposta a questa parte del territorio, io dico sì, questo è il mio obiettivo. Spero di riuscirci, per fare questo lo dobbiamo fare tutti insieme. Lo dobbiamo fare comprendendo che a volte bisogna fare molta attenzione, perché anch'io ho capacità di lettura, non soltanto quelli che stanno sul territorio. Quelli che stanno sul territorio a volte possono essere anche spinti all'aspetto emotivo. Io ho la percezione che se ieri tu non facevi determinati interventi e oggi li fai, mi devi spiegare perché questo non deve essere un plauso all'amministrazione regionale sul versante della chirurgia. Se fai alcuni interventi sul versante del, diciamo, ortopedico che ieri o che non hai mai fatto in questa parte del territorio, mi devi spiegare perché non debba essere dato questo riconoscimento. E quindi vi invito tutti, dico tutti, con molta serenità e con molta anche accortezza a saper leggere bene queste cose, perché dalla percezione di chi vive un po' più distaccato arrivano messaggi che a volte sembrano essere funzionali agli obiettivi del cittadino, ma non vorrei che possano funzionare agli obiettivi di sempre di quelli che hanno sempre mangiato sulle nostre spalle. Quindi significa le lobby, significa tutti questi segni perversi che noi culturalmente dobbiamo combattere e che involontariamente a volte rischiamo di dover sostenere. Concludo che a breve avremo la possibilità di fare la sintesi di questo percorso e spero che rispetto a quello che io ho detto e annunciato su questo tema dell'ospedale si possa nelle prossime settimane condividere insieme la strategia in modo da ribadire un concetto, che questa è una struttura che non soltanto continuerà ad esistere, ma che dovrà essere funzionale ai bisogni della nostra gente, perché noi lavoriamo per cercare di dare risposte alla gente. Gli ospedali devono salvare le vite, non devono salvare l'infermiere che non vuole andare a lavorare per trovare perché deve fare 40 chilometri, non devono salvare il medico che non vuole andare a trovare perché deve fare 40 chilometri, perché il mondo, se qualcuno non se ne è accorto, il mondo è cambiato. Tutti quanti noi dobbiamo fare dei sacrifici per comprendere qual è lo sforzo da mettere in campo, e tutto ciò che rientrerà in questa strategia farà parte di un progetto. Quelli che non faranno parte di questa strategia dovranno farsene una ragione in questa fase storica, perché noi dobbiamo costruire una società capace di dare risposte, e le istituzioni prima fra tutti devono rappresentare questo tipo di esempio. Ecco perché oggi con grandissimo piacere sono qui per sostenere il vostro cammino e l'apprezzamento allo straordinario funzione che fa oggi, che ha questo centro, che ovviamente mi sarebbe piaciuto poter dire, magari poterle promettere un suo impegno sul campo in erba sintetica, sarebbe stata un'altra cosa, no? Però bisogna fare una cosa alla volta. Lei mi ha chiesto un aiuto per questo teatro, per questo spazio, e io voglio impegnarmi per questo spazio, non ci sono risorse.
forse ci fossimo trovati 7 anni fa, 5 anni fa, 10 anni fa, probabilmente saremmo venuti qui, stile Paperone, voglio dire, un presidente di regione poteva dire sì, tra 10 giorni avremo un finanziamento per fare questo e per fare quell'altro. Bisogna essere seri e mantenere fede agli impegni. Io penso di potermi impegnare oggi, questa mattina, per questa struttura, perché anche questo è un modo di fare cultura, anzi, molto importante, e quindi anche questo può servire una parte di comunità, può dare a questi ragazzi una bellissima risposta, magari nel prossimo futuro, non si sa mai, che una fase nuova di ripresa, ma non a lungo termine, ovviamente nel brevissimo periodo, io insieme a lei non si dimentichi di questa realtà e magari si possa fare un altro intervento, perché tutto quello che fa il politico che crede nella politica, quella vera, lo fa cercando di dare, di regalare a questi ragazzi un sorriso, quello che oggi in live è riuscito a offrire a tutta la comunità. Grazie. Segnalare la presenza e la partecipazione dei membri di Reggio Calabria Ost e Reggio. A conclusione di tutti questi interventi decisamente interessanti per il centro di grande riflessione, la parola al dottor Domenico La Russa, parte governo. Grazie, io rivolgo un saluto al signor direttore di questo istituto, alla presidente Anna Maria Rosato e al signor Presidente della Regione Calabria Scopellite, al quale auguro sinceramente di riuscire in questo momento di grave difficoltà finanziaria e anche sociale di fare il bene della nostra regione, sempre di più. Desidero anche salutare tutti voi e soprattutto salutare i ragazzi. Il defibrillatore che mi viene offerto oggi, secondo me, ha anche un valore simbolico. Perché un valore simbolico? Perché è un granellino nella scala dei bisogni dell'umanità, ma è un granellino che può salvare le vite umane. Vi ricordo che molti ragazzi, ci sono stati molti casi in Italia in questi ultimi anni, di sportivi che sono purtroppo morti sul campo da gioco perché non c'era un defibrillatore, oppure perché non c'era chi sapesse utilizzarlo, cosa ancora più grave. E per darvi un'idea, l'ha già fatto Anna Maria Rosato, un'altra idea ancora forse più pregnante perché ha una certa dimensione anche storica, vi dico che l'associazione di Lion svolta dal 1920, forse dal 1920, un service che si chiama Self-Test, un service per il recupero della cecità. E questo service è stato avviato a fare da una donna cieca e sordomuta che aveva studiato e aveva capito i bisogni degli altri, ma soprattutto aveva accettato la sua condizione di difficoltà. E con i Lion ha avviato questo service che fino a questo momento, questo è il numero che voglio dare a chi di Lion sa poco, non sa niente, ha dato la possibilità a oltre 6 milioni di persone in tutto il mondo di poter vedere. Noi siamo impegnati su tutto il territorio terrestre con 207 paesi e con circa 1.400.000 persone che lavorano giornalmente in maniera appassionata. Non siamo alla ricerca del consenso. Abbiamo un vantaggio rispetto alla politica, che comunque la politica non possiamo fare a meno della politica, ma la politica ha l'esigenza di avere il consenso perché per governare ci vuole il consenso, noi no. Noi diciamo che vuole venire con noi a lavorare per gli altri, lo faccia, sarà benvenuto. E comunque siamo vicini in questo momento anche al nostro Presidente della Regione, siamo vicini alle istituzioni, ma soprattutto siamo vicini a chi ha più bisogno di essere aiutati, siamo vicini agli ultimi. Questo messaggio volevo darvi, è un messaggio padre che sicuramente ci concilia con il messaggio evangelico, e questo è bellissimo perché noi siamo a confessionale, anche se ciascuno di noi poi alla sua fede, alla sua religione, ma il nostro messaggio non ci arriverà per tutti gli uomini del mondo e per tutte le religioni. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.
adesso passiamo alla firma del protocollo d'intesa tra il presidente dell'Lions Club Magna Grecia e il direttore dell'oratorio salesiano, Leonardo Caranelli. Invito adesso il presidente, invito adesso il volevo conoscere i sindaci che sono presenti, vogliono stare. Allora, c'è il sindaco di Montopuri e il vice sindaco di Bologna. Della I pulcini e gli esordienti, vengano qua. Ecco i campioni, governatore. Francesco, vieni su con le medaglie, così le consegni il governatore. Ecco, adesso, di nuovo, Grazie al governatore, grazie a tutti.
Sta nella casa, sta. Ma che deve dire? A me. Questo per... Qua. Ma non